amici, ben trovati, come state? Oggi andiamo a realizzare una ricetta veramente golosa che ci addolcirà tutte le nostre giornate, soprattutto in questo periodo così brutto di lockdown. Realizziamola e ci alleggerirà la giornata. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così vi arriverà una notifica quando io sarò in diretta o pubblicherò un video e potrete venire a realizzare la ricetta insieme a me. Vi ricordo inoltre che nel box informazioni qui sotto il video trovate l'elenco dettagliato degli ingredienti. E poi, cari amici, se desiderate che io realizzi per voi qualche ricetta, voi scrivetemi nei commenti e io cercherò di esaudire il vostro desiderio in brevissimo tempo. Non esitate a scrivere, anche semplicemente per farmi un saluto. Buona visione a tutti e a presto alla prossima ricetta! Verso in una pentola antiaderente 300 g di zucchero semolato. Vado ad aggiungere 120 ml di acqua. Come vedete, mano a mano lo zucchero comincia a solidificarsi. Come vedete, l'acqua sta evaporando e lo zucchero sta iniziando a cristallizzarsi. Continuiamo a girare a questo punto. Già si sente un profumino fantastico. Come vedete, si sta solidificando lo zucchero, ma non vi preoccupate, non è finita ancora. Adesso dovrà sciogliersi un'altra volta e poi si risolidificherà diventando sabbioso. Come vedete, lo zucchero sta iniziando a sciogliersi per una seconda volta. Continuiamo a mescolare. Quando vedete che lo zucchero comincia a diventare color caramello chiaro, continuate a mescolare. Ci siamo quasi, le nostre mandorle sabbiate sono quasi pronte. A questo punto, come vedete, lo zucchero si è ben sciolto, si è attaccato molto bene alle nostre mandorle, quindi le nostre mandorle sabbiate sono pronte. Spegniamo il fuoco. Vado a girarle su un foglio di carta forno, le allargo bene e le lascio raffreddare molto bene. Non vi preoccupate, quando saranno fredde si staccheranno l'una dall'altra.